Ragazzi, forse oggi parleremo di Oreo? Forse sì. Secondo me no, non si No, capisce, non non si si capisce. capisce. Non si capisce che sul nostro tavolo ci sono 1, 2, 3, 4, 5, ben 6 prodotti marcati Oreo. Noi non vediamo l'ora di fare questo taste test. Tra l'altro, gli Oreo sono conosciuti in tutto il Sì. mondo, tutti li conoscerete anche voi, appunto. E io voglio partire dicendo che non parto tanto bene perché gli Oreo non sono proprio dei biscotti che mi piacciono tantissimo. Quindi voglio vedere se queste versioni un pochino più particolari mi entusiasmano di più. Infatti, come vedrete sul tavolo, non abbiamo gli Oreo original, perché vabbè, sono quelli Li che abbiamo conosciamo assaggiato tutti, tutti. Invece insomma. questi sono tutti molto particolari. Esatto. Prima di iniziare vi diciamo subito che se in questo video arriviamo a 1000 like, quindi iniziate da adesso a Dai. mettere like, faremo un video come questo, taste test, però non degli Oreo, ma della marca Milka, che comunque viaggiano un po' in sintonia, Un po', no? sì, Sono sempre poi l'Oreo vicini. rimane molto biscottoso, invece Sì. Milka più cioccolatoso, no? Questa forse è la Sì. differenza. Io preferisco Milka, Anch'io, onestamente, quindi anch'io. ragazzi sarei proprio davvero tanto contenta se arriviamo a 1000 like perché non vedo l'ora di fare quel video. Oreo lo sento sempre un po' cacaoso e fondente, un po'... Vero. Cioè, Vediamo se queste versioni sono un Vediamo. po' più Dai, vediamo, particolari. iniziamo dalla prima e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, è molto importante perché così ci aiutate a crescere, mi raccomando. Partiamo da questo, che è forse il più classico tra tutti, perché è la versione, diciamo, classica, però doppia crema, quindi ha più crema del solito. Guardate qui, Double Cream Oreo. Io non l'ho mai provato, è una Neanch'io. versione diciamo classica, però onestamente non l'ho mai mangiata. Io ho mangiato quelli originali e quelli thin, Quelli teen, ok, sottili. sì, che non mi entusiasmavano tanto. Magari questi, col fatto che hanno doppio strato di crema, sono più goduriosi. Uno per te, uno per me. Sì, belli loro. Guardate, beh, si vede che ha più crema del solito, forse. Infatti, si vede? Cin Cin cin. cin. Si sente anche che è più riempito. Qui daremo delle stelle. È molto più in linea con i miei gusti. È una cosa un po' personale. Qua si sente molto di più la crema, essendocene di più, e dato che la crema è comunque bella dolce, è una cremina al latte, no? Si sente un po' meno il cacao del cioccolato. Secondo me è molto più equilibrata questa della versione È originale, vero. perché la versione originale, dato che il biscotto comunque è molto prepotente, la crema si perde. Sì, invece qua. Invece, secondo me, questo è molto più Sì. godurioso e più sfizioso. Se magari volete comprare gli Oreo, a questo punto comprerei questo Double Cream piuttosto che l'originale. Beh, secondo me è semplice, buono, un 4 stelle se lo 4 stelle se prende. lo Sì. prende. Dai, iniziamo bene, Iniziamo dai. alla grande. Io voglio quello giallo. Ah, Mi attirano tantissimo questi. Gli ok. Oreo Golden. Come sono? Non ho Infatti, io non ho presente. capito. Secondo me è il biscotto soprattutto che cambia. Vaniglia. Ah. Secondo me è il fuori che è un biscotto alla vaniglia invece che al Ok, cacao. questi sono quelli normali, infatti nel pacchettino ce ne sono quattro, invece in quello di prima ce ne sono due perché erano Perché doppia crema. Infatti bomboso, bomboso. adesso vediamo questi quanta crema in meno hanno rispetto a quelli di prima, si Si nota. nota. Vedi, non c'è. Cioè, ragazzi, se voi vedete, cioè, sembra veramente che non ci sia proprio. Però sono curiosa. Forse so cosa dire. Secondo me è molto piatto. Il fatto che dentro ci sia la crema al latte e il biscotto fuori alla vaniglia, che è una vaniglia molto industriale, che non si sente per niente, ha solo un po' di quel Dolce. dolce chimico, no? Sì. Sembra tutto dello stesso gusto alla fine. C'è troppa poca crema, cioè sento solo il biscotto. Sì, e poi non sento un contrasto. No. Vero? Mi attirava tantissimo l'immagine, mi attirava tantissimo questo pacco giallo, lo Sì, volevo a tutti i esatto. costi, ma invece non. No, un po' una delusione qua. Io darei 2 stelle. 2 stelle.
Mi dispiace, Golden Oreo. Allora, ragazzi, prima di passare al terzo taste test di oggi, che sarà, io lo dico, molto interessante, o almeno personalmente mi anche attira molto. Anche hai visto cosa ho preso? Sì. Ok. Vi dico e vi ricordo che se arriviamo a 1000 like facciamo un bel video dedicato ai Milka, che sono, mamma mia, troppo buoni. Poi ci sono tantissime cose diverse nei Milka: le tavolette, gli snackini piccoli, i cookies, i biscotti, le torte, le tortine tipo di i brownie. Tutto, di tutto. Cioè, ha molta più scelta degli Oreo in realtà. Sì. Allora, sapete che abbiamo trovato gli Oreo al burro di arachidi e cioccolato. Wow. Burro d'arachidi, peanut butter. Infatti pure dall'immagine si vedono le arachidi. Che bello. Deve sapere Oreo che io ho tanto hype quando si tratta di peanut butter. Quindi se non si sente, Oreo perde. Oreo perde. Questo pacco è fatto diversamente. Annusa. Vabbè, non si vede niente, però andiamo al taste. Andiamo. Cin, il contorno è sempre lo stesso, sì, mi sa. Sì. Beh, non male. Mi piace perché è molto strano, ma nella crema si sente il mix burro d'arachidi e cioccolato. Vero? Infatti io anche l'ho sentito. Questo è buono, questo crea dipendenza. Vero. Un po', Sì, perché ha quella nota salata che non ti fa fermare. Questo secondo me è molto equilibrato, nel senso che non è stucchevole. È particolare come sapore, perché è un biscotto, però è un bel po' salato, quindi deve piacere. A me che piace il burro d'arachidi mi fa impazzire. Perfetto, mi piace tantissimo. 5 stelle, mamma mia. Secondo me se le merita le 5 stelle. Sì, assolutamente. Bravo, per ora il migliore, secondo me. Sì. Andiamo con il quarto taste degli Oreo, questa volta i mini Oreo con dentro la cremina al strawberry, quindi fragola. Tra l'altro questi noi li abbiamo presi al Carrefour, ma abbiamo visto che ci sono anche da Audi Store. Ok. Che carini! Oddio, quanto è industriale, da 1 a 10. Mamma mia, sembra la gomma da masticare alla la Big Bubble. Sì. Guardate dentro, però sono troppo carini, sembrano quasi dei cereali. Allora, posso dire una cosa? Mi sembrano molto party style. Vero? Eh? Così uno tira l'altro. Vero? Una mega industrialata, però fatta bene. Secondo me qua non c'è il problema della crema, perché comunque ce n'è abbastanza per il biscotto piccolo. Ce n'è abbastanza perché è molto forte il gusto. Anche. Cioè si sente tanto la fragola e quindi diventa meno forte la nota del biscotto, no? È anche normale che intanto la cremina alla fragola è industriale, come dovrebbe essere, se no. Stiamo sempre parlando di biscottini Oreo venduti in tutto il mondo e sono tutti prodotti industriali, quindi non è che adesso uno si stupisce e pensa che siano fatti in casa. Non avrebbe senso. Simpatici, comunque sì, un po' industriali, però comunque buoni di sapore. Sì. E uno tira l'altro, ti va di mangiare. Ma sai che ti dirò? Questi pure che sono mega industriali ci sta. In questo contesto ci sta. Ma sì, ci sta, divertente, dai. 4 stelle. 4, non 5, perché comunque è una mega chimica americanata proprio allo stato puro. Sì, però cioè, ci sta, dai. È pure carina la confezione alla fine. Sì, che comunque sono approvati secondo me. Allora, ragazzi, io direi che abbiamo iniziato il video super prevenute, dicendo che non ci piacevano gli Oreo, eccetera eccetera, e poi abbiamo dato quasi tutti i voti alti, perché sono tutte cose un po' più particolari secondo me. Vero, perché infatti non ci piaceva appunto quello che abbiamo già detto, la cosa che non si sente troppo la crema in base al biscotto, però le versioni particolari sono fatte un po' meglio da quel sono verso. Più sfiziose, più divertenti, mi stanno piacendo di più le edizioni, no, magari più particolari rispetto all'originale, che l'originale onestamente, cioè, per dire, fosse in offerta al supermercato manco lo comprerei. È vero proprio non il mi doppia va doppia crema sì però doppia crema sì. Quello
l'arancinone proprio non mi va. Vero? Cioè, non mi piace. Non mi dice niente. Boh. Tipo, gli Oreo sono molto simili ai Ringo, no? Come però i biscotti Ringo mi piacciono molto di sì. più. Ok, prossimo taste, ragazzi, queste mi incuriosiscono molto, perché sono dei wafer, delle cannucce wafer ripieno di cioccolato. Cioccolato, sì. Cioccolato. Vediamo. C'è scritto che la porzione sono 3 cannucce. Ok, dato che noi abbiamo già mangiato 80 biscotti, una cannuccia, la porzione è non aprirla. Non aprirla, la porzione. Oh, ah, che carine! Ah, ma sono già divise in porzioni. Vabbè, un consumo di plastica che non ha senso. Un po' tanto. Però è carino come cosa. Sì, ok. Anche la confezione dentro sì. è decorata. Sì. Carina. Beh, una signor cannuccia, devo dire. Ma mi sembra vuoto o sbaglio, scusami? Io ho guardato... No, ma dai. Stanno scherzando. Ma è vuota? Ma è vuota. Ma è vuota, è solo il contorno. Quale contorno? Crema. Il contorno qua della cannuccia. Sì, ma c'è dall'immagine, ma guardate. Ma scusa! Sembra stracolma di crema, invece è vuota. Vabbè, assaggiamola. Dai. No, non si fa così, Non si vedrà mai, no, però. No, non si vede. È vuota, cioè non c'è niente dentro. No. Ed era pure buona la cannuccia. Infatti. Croccante. Ti stavo dicendo che la cannuccia era molto buona, sì. perché è molto spessa, perché appunto intorno alla cannuccia c'è... Non si può chiamare strato. No, perché non si sente. È la cannuccia che è un po' più spessa e un po' di cioccolato, diciamo così. Sì. Non dico 0 stelle, perché comunque la cannuccia è buona, una. Una no, stella. Perché quando succedono queste cose rimani proprio deluso. No, che tu ti aspetti una cosa e quella cosa è completamente diversa. No, sono tutte diversa. Vuote. Allora, ultimo assaggio per oggi, ragazzi. Lasciate un bel like, perché a 1000 like ci dedicheremo ai Milka. Esatto. Detto questo... Forse questo è uno di quelli che mi attirano di più. Esatto. Questa versione invernale di Oreo ricoperti di cioccolato. E non ho ben capito se dentro sono classici. Sì, dentro sono classici, però hanno questa ricopertura, diciamo, croccante di cioccolato. Ma quanto è bella. Sì. È bellissima. Beh, le confezioni sempre. Questa è la più bella, sì. con la sciarpa. Sì, troppo cioè... carina, nella neve. Ci sono 6 pacchettini con dentro 2 biscotti. Ok. Allora, vediamo un po'. Beh. Questi attirano, Bella spessa, sembra, la cioccolata fuori. Ok, cin cin. Per l'ultima volta. Ma quanto è spessa. Quanto è croccante. Questi sono andati quasi sopra le aspettative, posso dire. È bellissimo proprio, Molto bello. Rispecchia tantissimo l'immagine. Certo, questi ne mangi 2, veramente una merenda, Questi secondo me si beccano 5 stelle. Sono perfetti. Vero. Quelli al burro d'arachidi, un po' personale. Esatto. Questo proprio che è... Questo secondo me proprio piace a tutti. Brava, piace a tutti. Questo è una cosa che non può non perché, piacere. Il cioccolato fuori è molto croccante, molto spesso ed è dolce. Ed è al latte. Ed è infatti. Al latte. Il biscotto dentro è molto cacao, quindi contrasta bene. Un po'. E la cremina è buona. No, secondo me questa è proprio buona. Un'edizione ben riuscita. Cioè, proprio hanno avuto un'ottima idea. Questo proprio, se devo scegliere questo l'originale... Arrivederci questo proprio. Tutta la vita. Questo secondo me è il best della giornata. Questo è più un dolce. Gli altri sono più biscotti, magari anche da colazione. No, questo non te lo mangi a colazione. Questo è proprio un dolce. Questo è un dolcetto, un piccolo dolcetto. Sfizioso. Vero, è sì. sfizioso sì. come se fosse un dolcetto. Sì, però io gli darei 5 stelle. 5 stelle assolutamente. Se le merita. Se le merita veramente. Se lo trovate al supermercato prendetelo, perché è una bomba. Ok, ragazzi. Io direi che per oggi è finita qua. Abbiamo fatto questo taste test della marca Oreo. Ci sono anche qualche altra cosa. Non tanto. Ci perché sono, abbiamo preso però, quasi tutto. Tante versioni vendute in Asia. È vero. Perché ragazzi, vero. Se voi non lo sapete, in Asia fanno delle edizioni infinite. I gusti strani tipo matcha. Però vendute solo in Asia, che si possono trovare infatti ad esempio all'Audi Store. Sì. Oppure nei negozietti. Tipo etnici dove esatto. vendono cose appunto asiatiche, cinesi, americane. No? Esatto. Okay. E magari e lì trovate queste versioni sì. strane.
stranissime, tipo appunto gli Oreo al tè verde, non ne so, cose strane. Bene, allora, ragazzi, quindi noi siamo arrivati alla fine, vi ricordiamo ancora una volta 1000 like per fare il test Milka, che secondo me lì ne troviamo di cose sfiziose. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!